Sono il sindaco del comune di Ponte delle Alpi e sono qui insieme alla giunta del comune di Ponte delle Alpi, cioè ai ministri, loro li chiamano ministri, Ezio Zess, Valeriano Sovilla e Andrea Pontella. Ciao. Siamo venuti qui perché già la scorsa settimana mi avete posto tutta una serie di questioni, di tematiche e anche di aiuti che volete ricevere da parte della comunità. E sono arrivati anche i carabinieri che ha fatto una relazione su alcuni punti che voi avete sottolineato e che adesso faccio leggere e tradurre a Matteo sui vostri bisogni. Gli stessi chiedono dei prodotti per l'igiene personale e per lavare i panni, alcuni nuovi indumenti fra cui scarpe, la sostituzione di diverse lampadine bruciate, specialmente nelle scale e nel bagno, di poter andare a scuola come gli altri stranieri ospitate nelle strutture di bambino, di poter avere la TV satellitare per poter vedere telegiornali dei loro paesi, o della BBC o dell'emittente Al Jazeera, che se vuole avere un collegamento internet, se vuole internet connect, di fare qualche attività diversa per poter giocare a pallone in una struttura sportiva e non sul piazzale della stazione ferroviaria di La Secca. Ecco, la nostra comunità di Ponte delle Alpi è una comunità assolutamente civile che guarda moltissimo il lato umano delle persone, con servizi sociali funzionali. Quindi la nostra visita qui è una visita di cortesia per ascoltare ovviamente i vostri bisogni, per vedere che c'è anche a monte una convenzione con la prefettura di Belluno, a cui il CEIS naturalmente si deve adeguare, poi noi parleremo della collaborazione con il CEIS, con i responsabili, con i volontari, perché il nostro obiettivo è quello che qui a Ponte delle Alpi, anche se siete magari di passaggio, ma che viviate insomma condizioni umane dignitose. Okay. Lo Stato italiano deve garantirvi dei diritti, cioè voi avete dei diritti in questo paese. Oggi siamo qui per capire se questi diritti, voi avete potuto usufruire di questi diritti. Okay. E allora io vorrei farvi alcune domande e poi, poi ascoltiamo volentieri anche tutte le cose che volete voi raccontarci. Io per prima cosa voglio sapere se qualcuno vi ha spiegato quali sono i vostri diritti. Nessuno. Sapere se voi avete avuto bisogno di assistenza sanitaria e se questa assistenza sanitaria vi è sempre stata data. Yeah, you can say that we have to buy medicine for ourselves. Then we go to the hospital. They say we pull our money, we buy drugs. Where are we going to get that money? For ourselves. We receive 75 euro. When you are sick, when your ordinance pass more than 75 euro, how you can do it? Visto che parliamo di euro, quando gli vengono dati questi soldi, loro firmano la ricevuta? Because of we need money, but even the money they don't give us proper money. But because of we are living here, we don't have nothing. So we have to appreciate the money. Anche per la medicina. Okay. Hanno spiegato a tutti che se stanno male devono comprarsi la solita medicina. Put it, Cameron. The man who translate, you know, for us we don't hear Italian. Okay. There is a man here who translate Italian language for us in English. Okay. So that's... Who is this man? Il problema principale è che chi è qui non parla la loro lingua, che loro provano a comunicare, ma che appunto magari hanno sempre bisogno di qualcuno che medi per loro, invece di avere qualcuno che parli la loro lingua e che sia qui al tempo stesso. Mm-hmm. Magari con Rosario loro non possono parlare italiano se non hanno, non possono comunicare se non hanno qualcuno. Cioè, l'unica persona che è qui in pratica non è in grado di comunicare con loro. Sì. Esatto, che hanno questo problema della lingua. E ogni tanto arriva qualcuno che invece è in grado di gestire bene le loro esigenze? No, solo di one out of two. Cercano di risolversi i problemi quotidiani. Oddio, onestamente non glielo so dire perché l'accordo ce l'hanno con il CEIS a Belluno. Sì. Rosario viene qui ogni tanto la mattina, ogni tanto arriva un psicologo, mi fanno presenti quali sono i loro problemi, ma sostanzialmente non è che vengono risolti. Che però Rosario non parla italiano, neanche quello. No. Per esempio,
ce ne sono parecchi che hanno alcuni disturbi, quel signore lì con le orecchie, poi c'è un bambino che ha un problema agli occhi, gli ha dato del colirio, ma continua senza lamentarsi. Medicine non ne abbiamo, tranne qualcuno da banco. Ma quanto sta male? Ma chi è che lo dice? Rosario, li portano in ospedale, il servizio sanitario, il centro di portare. 15 giorni che si fa mettere delle gocce, ma sostanzialmente non so cosa posso avere, se ha del gerume, se ha dell'otite, se ha del lui non è andato in ospedale. È andato in ospedale, ti dici? No, nessun medico ti ha visto. No. E dici, se possono venire qua. Ok. Perché non è un altro accordo? Quando... siete arrivati, gli hanno fatto le visite mediche. Ok, no. No, no.